Come nasce l'iniziativa di solidarietà in Kenya? Parte dalla volontà dei nostri senior che, facendo tante belle cose nei loro centri anziani, hanno deciso di aiutare anche un bello orfanotrofio in Kenya di orfani che, oltre ad essere orfani, hanno anche dei seri problemi, per esempio di AIDS, perché sono figli di persone che hanno questa malattia. E poi hanno voluto portare la propria esperienza nel costruire una scuola e una scuola di arti e mestieri. Come l'hanno fatto? Prima raccogliendo, come si fa per sempre, dei soldi e mandarli giù. Poi abbiamo cominciato a fare dei viaggi di solidarietà per entrare in contatto con queste popolazioni bellissime che vivono ancora allo stato, diciamo, naturale. E hanno superato questo sbarramento dell'Africa, che si pensa che uno abbia paura, che chissà l'Africa nera, le malattie, queste cose. Hanno visto un paradiso terrestre e quindi col passaparola negli anni oggi abbiamo 800 bambini che vanno a scuola, un orfanotrofio bellissimo, abbiamo anche portato a Roma dei bambini con dei problemi e sono stati curati, e continuiamo questa opera di solidarietà attraverso il turismo, o andando in Kenya o facendo delle attività turistiche in Italia. Una parte di queste quote viene data in solidarietà. C'è anche una filosofia sotto questo aspetto. Per noi la vacanza del senior è interagire nel posto dove va e sentirsi importante. Purtroppo nella nostra società, quando uno arriva ad avere una certa età, sembra quasi che sia un peso per la società. Allora noi facciamo riscoprire attraverso i nostri viaggi che cosa vuol dire avere i capelli bianchi, in posti dove è un privilegio diventare vecchi, e chi è diventato vecchio è quasi osannato, dove i giovani non vedono l'ora di stare con una persona anziana per carpire tutta la sua conoscenza, cosa che noi abbiamo completamente perso qui. Quindi in questi viaggi noi andiamo sì a far del bene, ma anche a trovare la nostra, diciamo così, vera importanza dell'età. Non esiste solo il Kenya? No, il Kenya è una piccola parte. Noi facciamo attività turistica ad ampio raggio. Io sono il rappresentante del turismo della Senior Italia, chiamato Turismo Senza Età. Cosa facciamo? Facciamo gite di un giorno, gite di due giorni, gite di tre giorni, la settimana al mare, la settimana in montagna, le terme e i tour dell'Italia, la scoperta dell'enogastronomia. Ma con quell'intento che ho detto, come il Kenya. Cioè, tutti i nostri gruppi hanno come punto nevralgico l'interazione nel luogo dove vanno. L'enogastronomia, che è importante a chilometro zero, diamo sempre un'assistenza, ma quello che diamo soprattutto è il prezzo, perché noi negoziamo con i nostri fornitori un'alta qualità con grossi numeri, per cui abbiamo la possibilità di dare dei prezzi molto vantaggiosi. Con questi prezzi vantaggiosi facciamo solidarietà.